Amici sportivi, un saluto da Massimo Gianni. Siamo qui a commentare un'altra domenica, stavolta veramente negativa. È stata una bruttissima partita quella di Terranova. L'Arezzo è uscito sconfitto, non c'è assolutamente nulla da recriminare, anzi, vittoria strameritata dei nostri avversari, ultimi in classifica. Ne è venuta fuori un po' di contestazione a fine gara ed era da aspettarselo, insomma, dopo un match, anzi, non giocato in pratica. Allora, abbiamo i nostri ospiti, li presentiamo fra pochissimo, quindi restate con noi, con Super Santos, Massimo Gianni, Arezzo TV. Via con la sigla. Pronto al cross, perfetta, Neri, la dove è stata, ed è gol! Ed eccoci con Super Santos, andiamo immediatamente a presentare i nostri ospiti, Stefano Farsetti, al quale diamo il benvenuto. Ciao Stefano, ex presidente di Orgoglio Amaranto, il figlio di un grande dirigente. Ogni volta lo ricordo che abbiamo tutti, cioè un periodo di grandissimo splendore per il calcio aretino, forse uno dei più belli dell'intera storia. Dei 100 anni, perché ormai ci siamo, dei 100 anni del Cavallino. Ciao Stefano, grazie per essere con noi. Da uno Ciao Stefano all'altro, Stefano Brandini, che è stato dirigente, è stato anche corrispondente della Gazzetta dello Sport per tanti anni. Con lui parliamo ovviamente sempre molto volentieri, perché è particolarmente pungente. Veniamo, quindi partiamo con la trasmissione. Veniamo da una partita che veramente ci ha segnati nel profondo. Non vogliamo esagerare, però tutto ci aspettavamo meno, cioè, allora, ci sta di perdere anche con l'ultima in classifica, ma non giocare un match così come ha fatto l'Arezzo a Terranova è veramente stato deprimente nel vero senso della parola. Allora, io inizierei subito con Stefano Brandini, che è sempre particolarmente incisivo e arriva sempre al punto. Vai, Stefano. Ma sai, essere incisivi, sicuramente domenica è stata forse la peggior partita in senso assoluto, anche per la consistenza dell'avversario, ma la cosa che poi mi preoccupa sempre, io guardo sempre la prestazione più che il risultato, perché a volte il risultato è figlio anche di una serie di circostanze. Se c'è la prestazione, però ti senti più tranquillo. La prestazione dell'Arezzo di domenica è stata sconcertante. E però vorrei ricordare che domenica ha toccato il fondo come prestazione, però non è una novità. Cioè, questa squadra che nei scontri diretti ha sempre vinto, dimostrando una palese superiorità, rischia di bruciare un campionato con le squadre piccole. Cioè, ed è un refrain che si ripete da tempo. Tao in casa, Ostia Mare, Trestina, San Giovannese, il picco toccato domenica con la Terranovese. Andare a sviscerare quali sono i motivi diventa difficile quando non sei dentro un ambiente. So, io sono stato un modesto calciatore dilettante, ho frequentato l'Arezzo da dirigente e ci sono delle cose che ci sfuggono. È chiaro che c'è qualcosa che non va. La cosa che mi fa però arrabbiare in questo momento è che ci sia. Innanzitutto, ci siano sempre in questa città queste correnti, come se diciamo criticare costruttivamente sia una colpa, e al tempo stesso bisogna tenere questa repressione qui. E più bisogna però trovare il modo di dare la colpa a qualcuno. Allora, le colpe nel calcio, nella vita in genere, ma nel calcio specialmente, come i meriti si devono suddividere. Quindi sul banco degli imputati ho sentito trasmissioni, ho guardato. Perché poi alla fine quando sei malato, perché insomma, uno per essere tifoso dell'Arezzo deve essere aretino e malato, come siamo noi, siamo gente malata, sicuramente da psicoterapia, perché ovviamente noi a fronte di qualche momento di gioia, io ho vissuto 58 anni con momenti di gioia e se no capate nei muri di Con il continuo. Però contagocce, Stefano, fa parte, fa parte, fa ho ricordato gli anni parte.
giusto gli anni 80, guarda, abbiamo avuto un momento di grandissimo splendore. No, ma c'è stato gli anni di Somma, c'è stato l'anno di Gustinetti, secondo me è stata lì, abbiamo durato tre anni. Insomma, momenti di cose, quindi vabbè, fa parte del nostro, della nostra dannazione sportiva terrena, va bene. Però voglio dire, ora nel banco degli imputati c'è, leggo e mi sembra di sentire Indiani. Indiani avrà sicuramente le sue responsabilità, perché le formazioni che cambiano meno. Ma Cristo Santo, con la Terranovese, anche se dava le magline Bocelli, dovevi vincere la partita. Cioè, se Bocelli andava nei spogliatoi e a caso dava le magline, che dovevi vincere la partita. Cioè, quindi voglio dire, qui è un fatto anche di interpretazione dei giocatori ed è un fatto anche di società di scelte. Oggi leggo che abbiamo preso un altro ennesimo 2004, bravo, sicuramente, per amor di Dio. Raffaele però, Cantizani, se, un 2004. Però se ora non Crotone. Bisogna, esatto, se non bisogna buttare ora il bambino e l'acqua sporca, perché giustamente in questo momento è anacronistico fare, andare oltre una critica spicciola della partita, perché comunque ancora c'è un campionato da giocare o meno, anche se la prestazione di domenica ti lascia molto, molta ansia. Però voglio dire, però allora non mettiamo nel banco degli imputati nessuno, continuiamo ad andare avanti, sennò gli imputati bisogna metterci tutti, bisogna metterci l'allenatore, bisogna metterci chi ha comprato i giocatori, bisogna metterci la società, tutti. Allora, siccome non è il caso di farlo, ed è giusto non farlo, là, però non ci mettiamo neanche Indiani, con le sue scelte discutibili, quelle che sono, non ci mettiamo neanche Indiani. Perché comunque sia, ripeto, l'Arezzo nel suo organico è una squadra talmente più forte delle altre, soprattutto della Terranovese, che anche se faceva Lazzarini il centravanti dovevi vincere, anche se faceva Trombini il centravanti dovevi vincere. Quindi è un problema anche di impostazione, è un problema di squadra e tutto quanto, di gestione, di qualcosa che noi non sappiamo che c'è, ma che dentro c'è. Perché quindi a me non sta bene fare il gioco di cercare un colpevole. O si fa un'analisi generale, si dice che probabilmente la squadra è sopravvalutata, c'è qualcosa che non va, mancano dei leader veri, e si fa un'analisi completa. Il calcio è strano, la Serie D è un campionato maledetto, giocano tutti con noi all'ultima, e va bene, tutto bene, ma no cercare un colpevole solo. Io non ho da difendere Indiani, perché lo conosco di vista, riconosco che possa aver fatto degli errori, ma lui è un componente di una serie di situazioni. Questo è quello il mio pensiero. Quindi vabbè, o si comincia a criticare ferocemente, si fa casino, o se non si critica perché si vuole comunque aspettare la fine del campionato, perché ancora ci abbiamo da giocarselo, anche se mercoledì vince la Pianese, un po' di problemi. Nulla è perso, però te capisci bene che se domenica la Pianese vince, e noi domenica prossima, se fa un altro passo falso, la situazione si ingarbuglia. Ma insomma, decidiamo di aspettare, allora, secondo me è una scelta giusta, però non mettiamo nel banco degli imputati nessuno. Va bene, allora, tra l'altro sentiremo il presidente Guglielmo Manzo, che abbiamo intervistato proprio alla fine di questo faccia a faccia, in questo pomeriggio, prima della seduta di allenamento, ho incontrato la squadra e lo staff tecnico, sentiremo tra poco le dichiarazioni. Io invece volevo chiedere a Stefano Fazzetti che spiegazione ti dai, Stefano, di questi clamorosi scivoloni nel momento in cui tocchiamo il picco. Ora, quando venivamo via da Pian Castagnaio e da Cavorrano, eravamo felici, convinti soprattutto che avevamo svoltato. E poi dopo invece, sia dopo Pian Castagnaio che dopo Cavorrano, in due partite abbiamo rimediato un punto. Ecco, che spiegazione ti dai, Stefano? Guarda Massimo, era veramente il punto che volevo partire io, ma non casualmente, perché tutti noi, quando c'è, cioè, chi è che non tornando da Cavorrano aveva detto probabilmente che questo campionato ha preso la piaga giusta, perché avevi vinto una partita, nonostante con i tuoi soliti errori, nonostante con il tuo peccato originale di buttare via occasioni, di sprecare, di fallire la prima occasione, nonostante questo abbiamo visto una partita di prepotenza, di gioco, di carattere, una partita, a parte, ripeto, l'errore forse dal dischetto, la classica partita, e l'errore in difesa, la classica partita perfetta, non è risultata forte. E a calendario alla mano avevamo tutti, penso, a quel punto creduto che, ripeto, che avessi preso questo campionato la strada giusta. Poi abbiamo fatto questi due passi falsi, che sono figli di due prestazioni differenti.
cioè la partita con il San Giovannese è stata la nostra propria partita da Karakiri, partita già invogliata in verso giusto, e che ce la roviniamo da soli con l'episodio di Pattarello, e poi dopo, vabbè, questo dopo è... La partita di domenica è chiaro, la partita di domenica è sotto gli occhi di tutti, è una non prestazione, questo l'abbiamo visto tutti. Non si può, una squadra forte non si può affigliare a campo stretto, al campo di patate, all'atteggiamento, oppure, ma detto giustamente Stefano, quelle partite lì le vince, basta, sei te che imponi il gioco. Per assurdo vi dico una cosa che penso, che tanti si parla della presunzione della nostra squadra, io non parlerei di presunzione, io parlerei, che è una cosa assurda, forse mi prenderai per matto. In questo momento l'impatto ambientale dei tifosi dell'Arezzo fa l'effetto contrario, cioè ti dico, i nostri giocatori si sono abituati purtroppo ad avere questo sostegno, è quasi diventata una cosa scontata, non è bello dirlo, però penso che sia fisiologico, Massimo. E invece avere una situazione ambientale come quella di Terra Nuova, cioè uno stadio praticamente in pratica solamente con un tifo incessante di tutti i nostri tifosi, una partita caricata tutta la settimana, ha fatto l'effetto contrario a quella terranovese, che hanno fatto una prestazione che non è giustificabile, intendiamoci bene, che però a 2000 l'hanno giocata e noi ci hanno preso veramente tutto, cioè non ci hanno lasciato giocare, ma non, ripeto, non è giustificabile, perché una squadra come la nostra non deve avere questi problemi di ultima classifica. Però questo è un piccolo margine, poi dopodiché si può stare a ragionare due ore sugli schemi, su quello che sta messa in campo la squadra, però è inconcepibile. Io non ho veramente, sono due giorni, ti giuro che mi ci faccio la testa, come dopo la partita di Ostia, ma è un contesto differente, perché poi ora qui faccio un appunto, mi ha invitato l'altra volta dopo Ostia, oggi dico veramente ce l'hai con me, ma scherzo Massimo, però. Però ti dico, è una cosa che non dà una giustificazione, perché... E ripeto, se vai a vedere le partite di Trancastagnaglio, le partite di Caporrano, non c'è una spiegazione logica. Può essere l'approccio, può essere tutto, ma anche se sbagli l'approccio, anche se il primo tempo un attimino vieni preso in castagna, il secondo tempo, dopo che hai trovato quel pareggio, se ne detto dal signore, se entri in campo, li chiudi lì dentro e non scappano, e quando l'arbitro non fischia 97esimo alla fine, con la forza che hai, la metti su cosa ti pare, però le qualità ce l'hai. Non puoi stare a vedere, anche se c'è un Gaddini a sinistra, un Bramante a destra, così via. Le vinci perché te sei più forte nettamente. E comunque sia, dove non arriva, se non arriva la tattica, la tecnica o cavoli vari, a quel punto ci arriva la tua forza, che hai avuto la dimostrazione che a Caporrano hai anche forza quando vuoi. Una cosa, quando ti dicevo perché tante volte nell'atteggiamento si sbaglia, ho notato, guarda, una piccolezza. A cavallo della metà del primo tempo, nel giro di 3 minuti, con Vitto e Bianchi sotto di noi hanno fatto 2 colpi di tacco per cercare di ripartire l'azione. Ho notato anche io. Ragazzi, in questi campi qui si tira giù del netto, ci si mette a combattere come loro, se quello lì della federazione dà un cazzotto nella schiena per sembrare a gioco fermo, sai cosa si fa? Dopo, quando dico, io dai te una caccagnata, basta per parlare, è agonismo sportivo. Perché non si può sempre prendere le botte, le botticine e magari avere le reazioni per il Pattarello, no. E tanto io l'ho giocato al pallone sicuramente a livelli di Stefano, però in qualche campo di Lazio l'ho calcato anch'io. E questo comunque sia, è quello che ti insegnano. La Pattarella la prendi, la dai. Non fai il verso eclatante che ti rischia di dopo di rovinarti la partita. Però la metti sotto un punto di vista... che la metti con l'elmetto, cioè che devi adattare quando c'è campo stretto, ti adatti a campo stretto, quando c'è campo di patate, perché quelli bravi fanno anche questo, si adattano, non che noi siamo buoni solamente a giocare nel campo 70 metri largo in terra, cioè in erba naturale, senza vento, senza sole, no, le squadre forti vincono, se vincono in tutti i campi. Guardavo l'altra sera Lucchese, non mi ricordo quale, c'è un campo a Lucca che noi non ci sta neanche l'Ebole, neanche il Zampolino. Quindi in tutti i campionati devi adattarti a sintetico, devi adattarti a tutte quelle che sono le situazioni ambientali, e quelli bravi vincono i campionati in questo modo. Allora, io, se siete d'accordo, manderei in onda l'intervista a Guglielmo Manzo, che è stata realizzata da noi oggi pomeriggio insieme ai colleghi. Io, Massimo, scusa, ma
Massimo, scusa, volevo solo aggiungere una cosa a quello che ha detto Stefano. Cioè che secondo me, oltretutto, domenica la Terranovese non è che ha giocato a mille, non ha proprio giocato l'Arezzo. Cioè, perché a volte molto spesso pare che giochino a mille gli altri quando giochi te. Loro neanche che ha giocato a mille, non ha proprio giocato l'Arezzo. E quindi automaticamente questo fa sembrare, Stefano, che l'avversario sia anche... Cioè, anche questo fatto che ci aspettano tutti. Ma chi ci aspetta? Se gioca in casa tutte le partite, ma chi ci aspetta? Basterebbe avere un attimino un pochino più d'atteggiamento. Cioè, probabilmente i giocatori non saranno presuntuosi, però, hai detto bene te, questo atteggiamento ad avere un pubblico da campo professionistico l'ha fatti diventare come dei giocatori. Qualcuno dovrebbe dire che i giocatori di calcio siamo dalla Serie B in su. Sotto la Serie B siamo gente che gioca a calcio, non siamo giocatori di calcio. Cioè, anche tutte le domeniche che vinci, che vai sotto le curve a esultare, ma se vinci col Tau, l'Arezzo ha fatto il minimo sindacale. Cioè, io vado a esultare se vado a Genova. Ma abbiamo perso col Tau, tra l'altro. Quindi... No, ma ti ho fatto un esempio, No, no, ma ho giusto la battuta. Dovrebbe essere la normalità assoluta. La normalità assoluta, assolutamente. E anche con la San Giovannese, anche l'atteggiamento che è stato preso immediato subito dopo nei confronti di Pattarello vuol dire bruciare un giocatore. Pattarello ha sbagliato, che poi le immagini hanno dimostrato che l'arbitro è stato particolarmente fiscale, perché alla fine non è che ha fatto, ma ha sbagliato. Ma voglio ricordare che questa squadra era già in vantaggio 1-0 e la squadra più forte in casa in vantaggio 1-0 con una squadra morta, perché non hanno fatto niente per pareggiare, se non il fatto che si è trovato Bellini al limite dell'area e gli hanno detto tira in porta perché nessuno è uscito per contrarlo. Se la partita la vincevi, perché qualunque squadra prima in classifica quella partita sull'1-0 la vince. Quindi Pattarello ha sbagliato, andava messo fuori rosa, multato, ma non messa alla gogna pubblicamente così. Per me, perché ora questo è un giocatore che ogni volta che entra in campo, come si dice Arezzo, non gli entra un ago nel culo. Hai reso l'idea, proprio preciso. Allora, io... Questa è la mia opinione. Sì, no, rispettabilissima, e quindi noi adesso mandiamo in onda l'intervista a Guglielmo Manzo, realizzata, ripeto, oggi pomeriggio insieme ai colleghi. Presidente, allora, ho incontrato la squadra, lo staff, innanzitutto vorrei chiederle che stato d'animo ha in questo momento, è arrabbiato, è deluso o qualcos'altro? No, cioè, la delusione c'è, perché dopo la partita di domenica effettivamente ero molto molto deluso. Oggi ho parlato con la squadra, col mister, prima di tutto ho fatto due chiacchiere con il direttore Giovannini che mi ha spiegato alcuni aspetti e poi abbiamo affrontato bene tutti gli argomenti, toccati i tasti giusti sia con i giocatori che con lo staff tecnico. Ci siamo chiariti, abbiamo cercato di capire quali sono state le eventuali problematiche e abbiamo avuto rassicurazioni che non succederà più da questo punto di vista. Quindi piano piano i ragazzi adesso si metteranno sempre di più a disposizione, sapendo che portano la maglia dell'Arezzo e la devono onorare fino alla fine e in qualunque circostanza. L'Arezzo ha fatto 18 punti nelle prime 6 giornate e poi 23 punti nelle successive 15. Si è data una spiegazione, lei Presidente, e parlando anche con lo staff, con i dirigenti, con la squadra, ecco, che cosa c'è che frena la squadra? Beh, diciamo che ho toccato tutti i tassi con la squadra, perché non siamo né quelli delle prime 6 giornate e non siamo neanche quelli del secondo mini girone, chiamiamolo così. Abbiamo toccato vari tassi. I tassi più importanti sono stati quelli di impostare cosa è successo, perché oggi bisogna capire cosa è successo fino ad oggi. Quindi siamo andati su vari aspetti, abbiamo cercato di capire alcune intolleranze a livello calcistico, quindi abbiamo visto, ad esempio, partite dove abbiamo avuto delle espulsioni, cioè una delle poche squadre che ha finito 5 partite in 10, cosa che è impensabile, okay? Specialmente in questo campionato. Quindi di stare i ragazzi un po' più calmi, di avere pensare più alla squadra e meno a loro stessi, guardarsi meno allo specchio ed essere più cattivi, specialmente agonisticamente quando si parla di giocare a calcio, perché ricordiamoci sempre che loro giocano a calcio. Io ho fatto un esempio di ogni volta che scendono in campo di ricordarsi che c'è qualcuno che attacca a lavorare pesantemente. Loro giocano semplicemente a calcio e dare il massimo che possono dare, senza farci vedere e farci umiliare come è successo domenica, perché io domenica mi sono sentito umiliato. Come proprietario di questo club devo chiedere scusa a tutti i tifosi per quello che abbiamo fatto domenica, che è pazzesco. Quindi voglio vederli con la rabbia addosso, poi se l'avversario è più bravo
gli batto anche le mani, ma non fare come domenica che non siamo per niente scesi in campo, questo non va bene. Io l'ho ribadito, ho cercato di fargli capire quali sono i sacrifici che fa questa società. Noi vogliamo andare in Serie C e con tutte le nostre forze. Non c'è, non mi piace, non voglio nemmeno sentire qualcuno che scrive alla società. La società vuole andare, la società vuole salire, la società vuole portare il club dove merita, e per me non merita neanche la Serie C, merita la Serie B, l'ho detto dal primo giorno che sto qua. Ma per fare questo dobbiamo vincere questa maledetta Serie D. Quindi ho spiegato ai ragazzi i sacrifici che facciamo, che sono sacrifici importanti, economici, sacrifici di tutti i generi. Siamo una delle poche società sane nel territorio, parliamo professionistico, dilettantistico, ok? Quindi non ci dobbiamo creare problemi, non hanno alibi, devono vincere il campionato, punto. Poi, se lo vince qualcuno che è più bravo è un altro discorso, ma se lo dobbiamo perdere noi per degli nostri atteggiamenti, questo a me non sta bene. Ho cercato di farglielo capire bene e da buon padre di famiglia, e soprattutto mettendo i puntini su lei, questo sia con i giocatori che con lo staff tecnico. A parte la gran bella partenza, due volte l'Arezzo ha toccato l'apice a Piancastagnaio, a Gavorrano, poi subito dopo ci sono state inspiegabili battute d'arresto. Ecco, è proprio questo che dicevo prima, non ce lo siamo spiegati. Loro non sono ancora riusciti a spiegarmi perché da partite così belle, lottate fino all'ultimo secondo in campo, poi siamo passati a prendere i schiaffi dalle cosiddette, tra virgolette, mi perdoneranno, piccoline del campionato, cosa che non può accadere all'Arezzo Calcio. Il primo giorno che facevamo la riunione dissi: noi siamo una squadra che ci aspetteranno tutti col coltello tra i denti, sia in casa che fuori, perché mettersi in mossa contro l'Arezzo in Serie D è importantissimo. Tant'è vero che noi abbiamo fatto bene con le squadre più importanti e abbiamo fatto male con le squadre minori. Deve cambiare questo trend, ci abbiamo 13 partite alla fine, non mi piace frasi fatte, le finali, no, noi dobbiamo vincere il campionato, poi come lo vincono, l'importante è che arriviamo a fine, che siamo lassù. E ripeto, soltanto se c'è qualcuno che dimostra che è più forte, allora alziamo le mani. Presidente, sul banco degli imputati dopo Terranova è finito soprattutto Paolo Indiani. Le chiedo qual è il pensiero suo rispetto all'allenatore, se è stata rinnovata la fiducia, qual è, diciamo, la posizione della società nei confronti del mister. Allora, noi abbiamo rinnovato, io personalmente ho rinnovato la fiducia a Indiani perché l'abbiamo scelto all'inizio campionato, l'abbiamo scelto perché crediamo fortemente nelle sue capacità di tecnico e di uomo, e quindi è sicuramente confermato al 100% e ha tutta la nostra fiducia per il proseguo del campionato, sperando, come ho sempre detto e ripeto, che ci porterà sicuramente, come sono straconvinto, ci porterà a vincere il campionato. Bene, allora avete sentito il presidente, allora io mi sono segnato un "non succederà più", che era una canzone di Claudio Amori insieme a Adriano Celentano, che speriamo venga suonata in tutte le domeniche. E poi questo, ma un po' intimorito questo piano piano, nel senso che, insomma, non è che cominciano ad accorciarsi le giornate, quindi bisogna che l'Arezzo da qui in avanti non sbagli mezza partita. Chi vuole intervenire per primo? Stefano Franco. Volevo dire una cosa, l'ultima frase di Manzo quando parla di Indiani. Indiani, se un po' l'abbiamo, tanto lo conoscevamo tutti, diciamo che è sempre lo stesso. Indiani ha sempre giocato e ha sempre avuto questo atteggiamento con le sue squadre, sempre, da quando era a Pontedera, da quando era dal San Donato, le situazioni più recenti. Solo che io dico una cosa, che un discorso è allenare ad Arezzo e un discorso è allenare a San Donato da Varnelle o a Pontedera, dove le pressioni sono pari a zero, è molto più facile. Come per me una maglietta dell'Arezzo pesa 100, una maglietta della Pianese pesa 100 grammi e una maglietta dell'Arezzo pesa 1 chilo. Questo lo dico perché per esempio lo Poggesi è uno che l'anno scorso era un under, che era stato il migliorante fino under di categoria, ha fatto 6 reti, 30 presenze da under, che quest'anno sarebbe un 2003, un 2004 a confronto, e non sta rendendo, convinto lo stesso Indiani a San Donato Tavarnelli, se giochi, perdi, vinci, la sera arrivi a casa, se vinci ti dicono bravo, se perdi non ti dicono bravo, ma il giorno dopo ritorni a allenare. Ad Arezzo la situazione ambientale è molto differente, quindi è chiaro che le pressioni sono altre, hai un contesto totalmente differente,
e poi accantonato l'anno scorso, non penso che se non vinceva il campionato l'avrebbero messo in croce, ma vinto bene, ma se non lo vinceva al merito stesso. Ad Arezzo non è, cioè non è una giustificazione che voglio dare in Giani, intendiamoci bene, è semplicemente una constatazione che se chiaramente ti arrivi secondo, ma detto Manzo non arrivi primo, in qualunque modo è chiaro che è un fallimento, tutto qua. Lo stesso discorso che vale anche per Paolo Giovannini e Stefano Farzetta. Sì, no, io ora, perché praticamente nell'intervista è stato, diciamo così, messo in discussione in Giani, mi sono riferito a questo, ma lo stesso discorso, hai ragione te, vale per Giovannini, come io ho detto, vale per un giocatore che è convinto l'anno scorso. Sì, perché poi... diciamo che le squadre più o meno si equivalgono, no? Perché, tra l'altro Giovannini l'ha avuto come allenatore in diverse circostanze e fra l'altro diciamo le pressioni non ce ne ha avute tantissime Paolo Giovannini, no? Quando era Pontedera, finché è stato Pontedera che ha fatto cose eccelse, però insomma se arrivava ottavo, nono, decimo non è che trovava fuori la gente a dirgli oh ma che sta succedendo, e qui è arrivato ad Arezzo con l'intento, sono arrivati tutti e due con l'intento di vincere il campionato, punto. È chiaro, deve arrivare primo, stop. È chiaro Massimo, il contesto che a Pontedera l'altra sera guardavo Pontedera Cesena, c'era 600 persone compresi cesenati. Arezzo c'hai sempre una media nei direttati di 2500 persone, quando ti muovi se sono 300 sono 500. È chiaro che nel bene ti trovi uno stadio alla fine che è una polveriera, però è anche vero che se non ottieni in modo particolare questo anno il risultato, è chiaro che la stessa diciamo così forza la trovi in negativo purtroppo, e quindi le pressioni, è chiaro che Mattarello l'anno scorso a Trento se faceva bene se faceva male non succedeva niente, quest'anno chiaramente Mattarello, che poi è un ragazzo di per lì, mi sono cavolato anch'io, poi alla fine dopo non è che lo giustifichi, però ripeto, avendo giocato al pallone sai che se può partire si chiude la vena e dopo alla fine ti dispiace anche, magari non capisce anche che questo, anche perché lì il giocatore San Giovanni si è fatto 50 metri per andargli con la testa contro la testa, e vabbè, chiaramente Fattarello, poi dopo Rosso, quell'altro la manca ammonito, vabbè, lascio. Di arbitraggi non voglio parlare perché comunque ci sarebbe da dire... Lasciamo fare, però non ci voglio parlare. E però, ripeto, questo è il discorso. Dunque anche Pattarello sicuramente ha, come tutti i giocatori, altre pressioni che nelle loro precedenti società non aveva nessuno di loro. Stefano Brandini, diciamo che è un discorso a voler mettere un po' la pace in famiglia, ma le tensioni restano, anche perché domenica l'Arezzo scenderà in campo con una pressione addosso pazzesca, e non è che arriva un avversario semplice, posto che il campionato dell'Arezzo è costellato di risultati negativi contro avversari fra virgolette facili, quindi da un certo punto di vista ben venga, insomma. Ma Massimo, mi è sembrato un discorso valutato com'è abbastanza incisivo, non si è nascosto dietro un dito, ha detto non c'è alternativa alla Serie C o meno, quindi da questo punto di vista vuol dire, uno che viene da fuori dice questo è un discorso estremamente rassicurante. È chiaro che questi discorsi li abbiamo sentiti anche in passato e ci siamo, ovviamente siamo un pochino bruciati, però ovviamente non possiamo dire che il presidente ha chiacchierato così per chiacchierare, ha detto secondo me tutte cose condivisibili. Ora però bisogna vedere come sono tramutate nei fatti, perché come hai detto prima te, il campionato si sta sempre più accorciando. C'è da aspettare domani il recupero della Pianese, che gioca contro una squadra sì forte, però che ha 32 punti, che in cince può andare. Mi sembra che la Pianese è poi la curva che ogni squadra subisce, diciamo, di declino fisico, e l'abbia già superata, perché comunque viene comunque da due risultati, viene da un risultato importante, tutto quanto. Quindi se domani, ci auguriamo di no, pensa come siamo ridotti a dover gufare Pianese
Gavorrano, io veramente mi c'è rimasto questo e poi non so cosa, ma se dovesse capitare questo, che è chiaro che domenica c'è una pressione importante, perché te comunque ti trovi a giocare, la Pianese c'ha un'altra partita in casa, con l'Orvietana che sicuramente ora è in grandissima forma, ma che alla fine una partita la potrà riperdere anche lei, quindi insomma la situazione è complicata. C'è una certezza sola, che l'Arezzo oggi non può più sbagliare niente, e il dramma è che non è detto che basti. E questo è il vero giramento di scatole, è questo, che l'Arezzo da oggi non può più sbagliare niente, i bonus l'ha già finiti da tempo, e però in base a come si stanno mettendo le cose non è detto che basti. Certamente se da oggi in poi fai tutto quello che devi fare fino alla fine e non va come deve andare, non voglio pronunciare parole perché sono scaramantico da morire, meno male mi tocco sotto, non me si vede, certamente qualche capata nei muri lo devi dare, perché se poi pensi che alla fine ti sei giocato la stagione per Tau, Ostiamare, Terranovese e quant'altro, certamente i spigoli Arezzo saranno stondati da diverse centinaia di tifosi della città. Troveremo una città molto più morbida, molto meno spigolosa, perché diventa un problema grosso come una casa. Quindi concordo sulla fiducia a Indiani. Ecco, un punto interrogativo ce l'ho solo sulla coesione Indiani-Giovannini, mi voglio spiegare per non essere frainteso. Sono due persone che lavorano insieme da una vita, quindi ci dovrebbe essere grande feeling. Io ricordo grandi direttori sportivi in rapporto con allenatori tipo Sabatini, con i vari allenatori, sono Giulio Cosmi, quant'altro. Cioè in questo momento è chiaro che qualche partita abbiamo verificato che c'è stato comunque, nonostante l'Arezzo sia nettamente più forte, un assetto tattico sbagliato, questi esterni invertiti, questo poco servire le punte. Cioè non vorrei sapere, mi piacerebbe sapere se ci sono dei summit tecnici tra gli addetti ai lavori, quindi tra Giovannini, lo stesso Cutolo, Indiani, perché anche questo potrebbe essere un motivo importante di costruzione, perché certamente io non sono nessuno per dare un consiglio a Indiani, non ho nessun curriculum tecnico per dargli un consiglio, ma tra loro hanno curriculum tutti, si sta parlando di un giocatore che ha fatto una carriera strepitosa, di un direttore sportivo che ha fatto sempre bene, quindi ecco, sarei curioso di sapere che, perché mi è sembrato, cioè, non ho mai visto, cioè, in questi nei periodi anche un pochino più particolari, per esempio non mi è mai capitato di vedere un'intervista insieme a Giovannini e Indiani, non che questo serva o che questo poi porti punti, però ecco, c'ho questa, la domanda che mi verrebbe da fare è questa. Però rispetto a quello che dice, credo che sia coerente quello che dice il presidente, in Italia si pensa che cambiare allenatore possa essere la soluzione dei problemi, non lo so, perché in campo comunque, ripeto e lo dico, ci vanno i giocatori, e la prestazione di domenica, te potevi avere allenatore anche il coreano lì, come si chiama lì, il monarca coreano, era uguale, perché in campo ci vanno i giocatori e lì c'è un problema di prestazione, lì non c'è neanche da dire l'esterno invertito ha sbagliato a mettere quello, va a mettere quell'altro, lì è proprio la prestazione, perché domenica non si è salvato nessuno. Quindi in campo ci vanno i giocatori, ragazzi, non ci va l'allenatore. Poi l'allenatore può aver sbagliato i cambi, non ha messo la Zerin dall'inizio, sì. Sono contorni di un problema davanti a una non prestazione. L'avrebbe dovuto cambiare tutte 11. Quindi alla fine del primo tempo, sicuramente. Allora, anche se l'Arezzo, proprio in chiusura del primo tempo, poi aveva raddrizzato la partita, il match, quindi eravamo lì tutti a sperare che fosse stata la svolta, invece così non è stato. Allora, io sono in chiusura. Ringrazio Stefano Farsetti e Stefano Brandini. Ricordo che l'Arezzo ha ingaggiato Raffaele Cantisani, un 2004, viene dalla cantera, dalle giovanili del Crotone, ha iniziato nei giovanissimi, poi under 17, under 19, si dice un gran bene di questo giocatore, però insomma è pur sempre un 2004, è un'ala destra, un attaccante, insomma in questo ruolo siamo diciamo, abbastanza abbondanti, ma adesso credo, e questa è l'ultima domanda, l'ultima considerazione veloce che faccio che chiedo a tutti e due, l'Arezzo ha almeno due scelte per ogni ruolo, almeno, scelte
non di ripiego, insomma, l'Arezzo ha due squadre effettivamente, Stefano Farsetti. Ma sicuramente, come noi dobbiamo dire una cosa, che all'inizio tutti avevamo condiviso un po', ma non solamente noi, anche come si chiamano gli addetti ai lavori, avevano detto che l'Arezzo comunque sia, aveva una buona squadra e anzi, quello praticamente che poi arrivava dalla panchina faceva la differenza. Adesso purtroppo, sai, è difficile fare una votazione anche dal momento psicologico della squadra, che la squadra va in campo, incontra problemi e di conseguenza mi sembra che anche quelli che dopo entrano dalle panchine, entrano dalla panchina, non riescono a incidere più come facevano un mesetto fa o due mesi fa all'inizio del campionato. Certo, in questo momento io anch'io penso che l'Arezzo ha un'ottima intragliatura e ha comunque sia in tutti i ruoli ha coperto abbastanza bene. Però quello che mi momentaneamente è importante è che l'Arezzo ritrovi fiducia in se stesso e più che altro trovi quello che riesca a entrare in campo con la giusta cattiveria e si sgombri un po' anche dai pensieri. Entri in campo e pensi a giocare, perché abbiamo visto che sappiamo giocare al pallone. Indiani probabilmente gli input li ha dati, e quindi un attimino di ritornare a giocare forse non è facile in questo momento, perché come diceva anche prima Stefano, va in campo con un meno 5 domenica, non è facile entrare in campo. Ma io penso che se riprendiamo un po' di fiducia e un attimino ci buttiamo a capofitto, dobbiamo pensare che ancora non è perso niente. Dobbiamo pensare. No, ma le condizioni per pensarlo ci sono, perché vuol dire, ribasta un passo falso. Il problema è che, ripeto, ci sono tutte le condizioni, a condizione, e scusate la ripetizione di parole, che l'Arezzo non faccia più passi falsi. Poi un'altra osservazione mi viene da fare. In partite come domenica, specialmente, dove manca la prestazione, la personalità, ma se non fai giocare a Foglia queste partite, quando lo fai giocare? Cioè, c'è un caso Foglia nell'Arezzo, non gioca mai. È un giocatore comunque dei 33 anni, con una carriera da professionisti. Io mi ricordo a Piancastagnaio, entrò gli ultimi minuti, ma vi ricordate che fu determinante? Schermò la partita. Cioè, vuol dire... Sì, però Stefano, no. Riprendo le tue parole sulle scelte tattiche. No, ma si fa per dire, no. Cioè, ma io volevo dire, no. Volevo dire è stato anche, un naufragio. Anche, no, ma volevo dire anche l'acquisto dei giocatori, va tutto bene. Ma vedi, si è preso Arduini, che era un giocatore importante, preso, ha giocato finora con contagocce. Cioè, c'è da capire anche questo, perché non è la soluzione poi sempre comprare o meno. Qui c'è da compattare una situazione, scegliere 14 titolari e con quelli fare la partita, dicendo agli altri che non è che non fanno parte del progetto, ma come in ogni squadra ce n'è 14 che vanno avanti a tutti e non sbagliare più niente da oggi, sperando che gli altri sbaglino, e ci sono tutte le condizioni per farlo. Pensa come siamo messi, stiamo lì a precare questa nell'esito degli altri. Quindi, comunque, io sono dell'avviso che se l'Arezzo comincia a dare continuità ai risultati, non ce n'è per nessuno, perché la Pianese poi ha dimostrato nelle ultime giornate di essere, cioè non essere la squadra inizio del torneo, quindi secondo me l'Arezzo ha tutti i presupposti per vincere tranquillamente questo campionato, a patto che ovviamente non sbagli più niente. Allora grazie a Stefano Farsetti, grazie a Stefano Brandini, e noi ci vediamo la prossima settimana. Super Santos Arezzo TV. Ciao a tutti. Ciao. Pronto a cross, perfetta, Neri, la rovesciata, e